Volevo farvi il proseguo delle mie orchidee. Guardate che belle. Con il metodo del controllo dell'acqua quando si fertilizzano. Io queste orchidee ce l'ho da 5-6 anni. Questa qui praticamente è già il quinto anno che fiorisce. Questo è il quinto, sesto. Ogni anno mi fa due fioriture. Addirittura questa. Questa ha fatto un figlio qua. Qui ha fatto un figlio, vedete, con le sue radici. E addirittura il figlio si chiama Kelky, si può anche staccare e metterlo da, a parte come una pianta nuova, no? Ma io l'ho lasciato nello stelo perché gli dà nutrimento. Addirittura il figlio sta facendo lo stelo con i fiori. E la madre anche. Vedete? Questo è lo stelo della madre. I fiori della mamma. Poi, un'altra orchidea che ho recuperato è questa qui, che si era seccata tutta. Io con questo metodo, che adesso vi faccio la seconda parte, l'ho già fatto già il video. È semplicissimo, dovete prendere questi misuratori, si trovano già dappertutto. Uno controlla l'elettricità dell'acqua, i C e i ppm, le parti che ci sono nell'acqua, cioè il concime. E questo è pH, semplicissimo. Quindi, allora, ho messo un po' di gocce di concime in acqua, l'acqua naturale comprata. Accendiamo. Allora, qua sono ppm, parti sciolte per milioni di parti, no? Ecco. E 455. Deve essere 150, ma andare. Poi le C, che è la capacità dell'acqua di condurre energia elettrica, corrente elettrica. Schiacciate, vedete che esce EC, no? Ecco, EC deve essere 1500, tra i 500 e i 1500. Quindi memorizzate, deve essere fra i 500 e i 1500. 500 in inverno, quando la concimate una volta ogni mese, e in estate, che la concimate una volta a settimana, è meglio che sia verso i 1500 EC. E poi niente, il pH deve essere 6. O 5,5. La temperatura dell'acqua 25-26 gradi, ideale. E poi si inizia a bagnare. Io faccio così, uso questi di vetro, questi barattoli in vetro. Questo è un po' piccolo, beh, giusto per non sprecare l'acqua. Poi l'ideale è questo vaso in vetro, perché è importante che sia in vetro che passi la luce, perché anche le radici hanno bisogno di luce, anche le radici devono prendere la luce, anche le radici, non soltanto le foglie e le radici aeree, ma anche le radici
interne devono prendere luce, quindi ci vuole una base di vetro così. E poi si bagna in questa maniera. Prende l'acqua col cucchiaio. Si bagna tutta col cucchiaio, tutta quella che rimane qua poi di concime, questo si leva, si mette da un'altra parte, l'acqua che c'è qua si usa per le altre orchidee e si passano da un vaso all'altro finché sono belle, belle piene d'acqua. E come indicazione le radici devono avere questo colore, devono essere questo bel colore verde smeraldo. Vedete? Quando è così, quando ha questo colore le radici, vuol dire che non hanno bisogno di essere bagnate. Quando arriva a questo colore qua, che è una specie di grigio, verdino grigio ognuno, allora non lo bagnate. Infatti faccio vedere. Bagno una radice qua che era un po' sbiadita. Vedete come diventa la radice? Diventa più verde smeraldo rispetto a questa, per esempio. Poi tanta luce, posto luminoso. E che dire? Fate questo sistema, è molto semplice. Questo è il tester. Adesso l'ho messo su EC e deve essere fra i 500 e i 1500. Poi schiacci qua, questo bottone qua, Shift, adesso il PPM deve essere a 500. Ma se arriva fino a 700 va bene lo stesso. L'importante è l'EC, che l'EC è la capacità dell'acqua di condurre energia alle radici. Il pH 6 invece consente alle radici di assorbire il potassio. È tutto. Scrivetemi se avete qualche dubbio. Io vi dico che prima di imparare me ne sono morte parecchie di orchidee. Infatti non volevo più comprarne neanche una. Invece poi studiando, leggendo qua e là, guardando video destra e sinistra, ho imparato. Ciao!